Oggi questo spazio informativo è dedicato a loro, alle clementine antiviolenza. Lo sappiamo tutti, è un frutto che fa bene alla salute, un frutto che fa bene anche al sociale. Sono clementine antiviolenza in memoria di Fabiana e di tutte le donne. Si avvicina la giornata internazionale contro l'eliminazione della violenza contro le donne e allora qui con noi in studio abbiamo Michela Marenco, che è presidente di Confagricoltura Donna, un'iniziativa che prosegue da qualche anno in realtà, iniziata a livello nazionale da Confagricoltura e poi sposata anche sul territorio provinciale. Sì, è verissimo, grazie. È verissimo, le clementine sono diventate un simbolo, nasce come progetto di Confagricoltura Donna Nazionale, colto da Confagricoltura Donna Piemonte, e noi ad Alessandria lo portiamo avanti con entusiasmo, perché, come diceva, le clementine fanno bene e in questo caso facciamo del bene. Questo è molto importante perché la raccolta sarà devoluta a Medea, che è il centro antiviolenza qui ad Alessandria. E quindi facciamo un lavoro importante per parlarne, perché di queste cose bisogna parlarne, bisogna continuare a lavorare, non dimenticarlo mai, non soltanto in questo periodo, ma questo è diventato un simbolo e quindi in questo periodo si concentra il lavoro nostro di rete, di lavoro in questo senso. Bisogna prenotarle, come bisogna fare per poter essere utili? Allora, questo è importantissimo perché più siamo e più riusciamo a fare del bene e questo è un lavoro che va fatto, si devono prenotare al nostro centro qui di Alessandria oppure anche fare gruppi di amiche che possono prenderle insieme, questo è di nuovo molto importante perché torno a dire che più siamo e più riusciamo a farci, ad aiutarci, ecco, in qualche modo. Voi siete riusciti ad essere operativi anche nel periodo della pandemia, importantissimo fare rete. Sì. Importantissimo fare rete e di questo appunto ringrazio anche la consulta femminile qui di Alessandria che ha divulgato questa iniziativa. Noi l'abbiamo portata avanti anche l'anno scorso, quando era difficilissimo parlarci anche solo, però proprio in quei momenti più difficili dobbiamo essere presenti e io penso che questo sia importante e le donne di Confagricoltura Donna Alessandria, Confagricoltura Donna Piemonte, Confagricoltura Donna Nazionale, in questo caso vogliono far sentire la loro presenza, facendo reti con tutte le altre associazioni femminili, perché noi donne, io penso che in questo modo siamo capaci a fare rete, siamo brave a fare rete e questo è il momento giusto per farlo.